Io ve lo dico così, nessuno è pronto per questo gioco, tantomeno io. Me l'avete consigliato in molti, anche se l'avevo giocato una cosa come 7-8 anni fa, e sono qui a riproporvi un po' lo schifo visto che tanto, cosa volete che sia? E il gioco in questione non è altro che Pokémon versione Pugnosa, sto robo fatto da Axpong, che tra parentesi è lo stesso che ha fatto Reliquia Gotica. Non mi ricordo se la versione spugnosa fosse stata fatta prima o dopo, però fa schifo lo stesso. Andiamo a vedere insieme. Che bello. Vuoi un gioco dei Pokémon spugnoso? E allora gioca qui! Prodotto dalla GG Inco. Ehi là, Spongy, sono io, Patrick. Non è vero niente. Non mi ricordo perché l'accento però vada dall'altra parte. Ma sei finito nel mondo dei Pokémon. Primamente venivo catturato questo. Sono riuscito a catturarlo perché uno strano tizio mi ha dato delle sfere chiamate Pokéball, che servono a catturare i Pokémon. Mi ha anche detto che la gente li considera amici fedeli o, talvolta, preziosi collaboratori, e che molti si coalizzano con loro per sfidare altre persone. Sono molti i segreti che ancora devono essere svelati. Aspetta, ho un vuoto di memoria, ma tu sei maschio o femmina? Sei uno spugno o sei una spugna? Spugno, ho capito, come ti chiami? Non so cosa faccia più schifo di quello sprite. O il fatto che lui cammini ma non si muova su e giù, o il naso che si sposti insieme al bottone dei pantaloni. Lo chiamiamo... Ah! Già, sei Halp, giusto? Sì, ragazzo, parola maiuscola, eh. Perfetto, allora tu sei Halp. Vivi a Bikini Bottom. E vivi vicino a casa mia, è vero. Bene, vuoi iniziare? La tua personalissima avventura sta per cominciare. Armati di coraggio e tuffati nell'oceano dei Pokémon, dove ti attendono sogni, avventure e tanta amicizia. Vieni a trovarmi a casa mia, il Masso. Che bello il camion. Alp, dov'eri? Ho appena preparato la cena. Cosa, Gary, ma tu parli? Gary, virgola, ma tu parli? Com'è possibile? Ti spiego tutto dopo, ora entriamo. Miau. Punto, 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 punto. Sai, Alp, Plankton ha spruzzato su tutta Bikini Bottom uno strano gas, che inspiegabilmente dà la voce a tutti e a tutto. Sembra una cosa bella, ma in realtà è uno sporco piano che serve a Plankton per chiedere direttamente a un Krabby Patty la sua formula segreta. Ma è orrendo! Lo so, devi fermarlo. Ma prima vai in camera tua, ti ho comprato un nuovo orologio che è una sciccheria. Non dimenticarti di regolarlo. D'accordo. Alp, allora ti piace l'orologio? Bene, ora è tutto in perfetto ordine, ma Gary non ti pare di fare un... Guarda che tu sei solo la mia lumachina da compagnia. Sì, ma ora che riesco a parlare mi sento più responsabile, mio. Bah! Oh, Alp, vieni qua, fai presto. Guarda, c'è Plankton al TG, cosa vorrà ancora? Ruberò la formula del Krabby Patty, quando lo farò vi renderò tutti schiavi. Io rido perché se non si fosse capito, sono quello cattivo. È peggio di quello che pensavo. E ora che vuoi fare? Non so, ma ora vado a chiamare Patrick. Forse lui saprà cosa fare. Patrick, allora siamo freschi. Ah, dimenticavo. Squiddy mi ha chiesto se lo vai a trovare più tardi. Squiddy, hai detto? È la prima volta che mi cerca. Wow, chissà cosa vorrà. Oh no, una sedia mi blocca il cammino. Il gioco è finito. Come fa a bloccarmi il cammino una sedia? Ehi, Alp, guarda lì, quel Pokémon si è preso quella borsa. Potresti andarla a prendere? La mia domanda non è tanto perché ci sia un Pociena che sta attaccando la borsa, ma come faccia a esserci un Pociena sott'acqua? Squirtle, Totodile e Mudkip. Ok, è morto. Wow, quindi questo sarebbe un Pokémon? Ma è fantastico! Corro a farlo vedere a Squiddy. Mmm.
Guarda Squiddy, ti piace questo un Pokémon? Alp, con sincerità, a me non mi frega. Ma Squiddy, pensavo che ti avrebbe fatto felice. Se vuoi che io sia felice, esci da casa mia. Un congiuntivo giusto? Bel lavoro, ragazzo. Prepariamoci a vederne altri 40 sbagliati. E vai a cercare quell'altra spugna che si trova più a nord. Agli ordini, Squiddino. Aspetta, mi ha detto il padrone della borsa che quel Pokémon era destinato a te, quindi puoi prenderlo. E allora che ci facciamo ancora qui? Vuoi andare a cercare Boba e uscire da qui? Sì. Finalmente, ora smammo, ti butto fuori a calci. Usa. Che belli gli script riciclati, vero? Il mio Pokémon è stanchissimo, avrei dovuto dare una pozione. Ciccia. Vabbè, come logico, l'acqua sott'acqua. E ok. Wow, grande Alp, sei veramente forte. Ora capisco perché mio padre ha tanta considerazione di te. Vedi, quel Pokémon è da poco con te e già si è affezionato. Il dialogo con Vera. Pesa le balle, Patrick. Ok, eccoci qui. Non era così. Ho saputo che hai battuto a Boba nella tua prima lotta. Andiamo a fermare Plankton, tanto cosa volete che sia. Bello questo bordo, ragazzo. Rock bottom. È incazzato quando corre. Oh mio Dio. Il gioco si è bloccato. No, no, non ho voglia di rifarlo. No. Che schifo la vita.